Buonasera amici, buonasera! Io non so se è successo anche a voi che la sigla andava un po' frezzantina, un po' troppo... No, a me ha fatto un po' scattini, robe. Vabbè, non importa. Comunque, buonasera a tutti, grazie. La sigla, sì, Miki, è la sigla del canale da un mese, però. Eh, abbiamo pagato fior fior di quattrini e abbiamo adesso una sigla degna di tutto. Eh? Okay. Salutiamo Passione Napoleonica, il suddetto Miki, Vincio, Enrico, Corazza, Leonardo, Magalli, De Vecchi, tutti quanti i nostri amici di lunga durata e anche quelli di meno durata. Non è, figuriamoci: non c'è nessun, nessun problema. Bevo. Allora, io ho qua davanti a me un librone e ehm, Avete visto il trailer di Shogun? No, fermi tutti. Ciao Andrea, ciao Giorgio. Cos'è il trailer di Shogun? Spiegami film? Gioco, dimmi tutto. Dicevo: io ho un librone davanti a me, quindi eh, sarà la prima roba che uso così poi me ne disfo e sono più comodo. Però, finché eh, arrivano gli altri, eh, intanto eh, la serie Shogun vabbè, eh, ah, boh, e eh, niente, lo cerco subito. Shogun. Disney Plus Disney Plus eccola qua. Ah, boh. eh, come sapete, io questa non è di mia competenza. A me, del, uh, a me del Giappone medievale moderno mi interessa fino a un certo punto e il punto è cioè, tipo, tipo subito. Eh, avevo guardato quando è rimasta su Netflix quella serie su I regni combattenti Sengoku, eccetera, che non mi si sembrata mala... malaccio, però sì. No. Cioè, dai, ragazzi, non... Cioè, non... come fai a appassionarti? Cioè, una storia... è una storia già scritta, cioè, sai già come finire, figuriamoci. Sto una serie tv uscita nel 2024, che uscirà, eh. Ho eh, arrivato su un tizio olandese che ne offre del Giappone del 600. Ok, questo potrebbe interessarmi. Tra l'altro mi diceva, un, se ricordo bene, e potrei, eh, il mio professore di storia moderna, de, moderna dell'estremo oriente, perché sì, eh, prima di capire che non me ne fregava niente del Giappone, ho comunque fatto un esame di storia moderna dell'estremo oriente. Se non ricordo male diceva che appunto gli europei in giapponese, non so se anche quello attuale o quello dell'epoca, erano gli orangu, una roba del genere, ehm, come termine, orangu, e deriva dal fatto che i primi eh, europei che hanno incontrato i giapponesi erano appunto gli olandesi, che erano gli orange, e quindi da lì hanno mutuato la parola per definire, diciamo... Tutti, un po' come no, i Franchi nelle Crociate o per noi gli Arabi, che sono un po' tutti quanti, no? Stesso discorso. Ehm... Non mi era sembrata malanga, perfetto, a posto. Ehm... Avete guardato Comandante? Vi è piaciuto? Io sono stato a vederlo ieri e sono abbastanza entusiasta. Ho guardato anche delle recensioni che hanno fatto dei colleghi, tipo ho guardato quella di Michael, Michael, Metal Mike e di eh, Military Archive. Ed erano molto meno entusiasti di me. Non so se è perché sono più professionali, può essere, o semplicemente perché non gli è piaciuto quanto è piaciuto a me. Eh, però nel caso non l'abbiate fatto, guardatevela e... Ed è, secondo me, è meritevole, sono nato di essere vista. Ci sono degli errori storici, però roba. Cioè, secondo me è una roba assolutamente passabile ma il motivo per cui mi interesserebbe se l'avessi scusato un attimo che c'è Giovanni Bozza che sta giocando a Warcraft Rumble con me in questo momento e non sa che sono in live e devo silenziarlo eh, mi sta mandando le build però vabbè, che è una roba importante però dovrò guardarlo dopo eh, ok, dicevo la cosa che diciamo da cui è scaturita la live di oggi, e, però andiamo con ordine, effettivamente. Qual è la live di oggi? Allora, quest'oggi parleremo di Napoleone, circa. Sarà comunque una live napoleonica. L'idea mia e di Diego e di Marco, con cui abbiamo praticamente gli incontri simil, seduta spiritica, perché come sapete, è in Pakistan a rischiare la sua vita per noi. E per la sicurezza della nostra democrazia, l'idea è di fare quattro live nel mese di novembre a tema Napoleone. Finché non uscirà il film, il martedì successivo all'uscita del film faremo una live colossale con un sacco di ospiti e parleremo di quello che avrà sfornato Ridley Scott. E quindi, per omaggiare questo evento che io francamente stavo aspettando da 28 anni circa, abbiamo pensato di fare due cose. La prima, appunto, è un, un ogni martedì una live a tema e il tema nostro sarà di questa sera sarà gli italiani nell'esercito napoleonico in Spagna, così recupero un po' tutte le, le mie passioni e Signori, una cosa di cui vado molto orgoglioso, ma che non ho fatto niente, non ho neanche dall'ideazione dall fino alla realizzazione, io non ho fatto nulla. Ok? Che è una cosa interattiva a cui voi potete partecipare al seguente links, che adesso vi passo. Perché, che cos'è intanto? È un quiz in cui voi potete votare il vostro maresciallo napoleonico preferito avete a disposizione eh, da uno a più voti quindi se voi proprio non sapete decidere potete anche votarli tutti e dieci però voglio dire Andreotti è morto da un po' ormai e che cosa succederà? Alla fine del mese in questa live fantomatica totale della vita io e Diego faremo la nostra tier list dei marescialli di Napoleone e vedremo rispetto ai vostri risultati come è andata vi piace se non vi piace ve lo fate piacere vincio per favore se ci sei ci sei il link che ho messo guardalo e ogni tanto lo spammi e io ci rifaccio la pubblicità ci siamo perfetto ora seguitemi perché iniziamo Per chi non lo sapesse, io tra i vari vizi che ho, ho il vizio del gioco da tavolo. Una persona che è in questa chat, Mickey Dave, mi fa Ehi Vets, dovresti proprio giocare a Legion of Honor? Questo gioco da tavolo barra gioco GDR in cui è un simulatore, diciamo che è fondamentalmente un simulatore di vita napoleonica. E io ovviamente in maniera anche professionale gli ho risposto e ho detto "Stai zitto, un gioco così bello non potrà esistere per forza". Un momento dopo googlo e effettivamente questo gioco esiste. Vado a procurarmelo, poi una storia su come me lo sono procurato, ma insomma mh, ho dovuto diciamo tirare dei fili, negoziare, sembrava il mercante di Venezia. Comunque alla fine ho questo gioco e lo provo. Ora vi racconto la mia partita perché è effettivamente un simulatore di vita di un soldato napoleonico e il racconto della mia partita servirà per introdurre il tema di oggi. Creo il personaggio, sono un ragazzo abbastanza in salute, giovane, che si arruola all'esercito, francese, realista ancora all'epoca, eh, c'è la rivoluzione, combatte a Valmy, a Valmy ovviamente mi distingo eh, attaccando la posizione del nemico e difendendo l'Aquila della Repubblica, non mi ricordo se è un'Aquila o comunque un'Insegna, perché poi le carte sono sempre quelle lì. E inizio a scalare eh, la carriera. Seguo Napoleone nel colpo di Stato, divento uno dei suoi fedelissimi, continuo a fare carriera, eh, mi perdo completamente. La campagna di Egitto, purtroppo, per motivi che adesso non posso dirvi, il mio reggimento non è partito, Insomma, mi perdo completamente la campagna di Egitto. Partecipo in maniera assidua alla campagna di Germania, a, da cui vengo nel, nel, durante la quale vengo decorato con la Legione d'Onore, per l'appunto. Vengo ripromosso a generale di brigata, se non ricordo male, quando succede quello che non doveva succedere. Arriva il 1808. Napoleone invade la Spagna. Sembra una roba easy. Io comunque avevo fatto la mia carriera, generale di brigata era un bel posto e la prima cosa che si fa in quel gioco è il primo turno è decidere se vuoi provare a essere riassegnato a un altro corpo dell'esercito o se vuoi rimanere lì. Io guardo lì Dico, ma quasi quasi io la Spagna vorrei evitarmela visto che da poco, da, da lì a poco, sarebbe partita la campagna di Russia, tra l'altro. Fatto sta che il destino vuole che il mio corpo d'armata venga assegnato al teatro andaluso nella campagna di Spagna. Ci sono i primi scontri, vengo ferito, non vengo catturato. Fatto sta che nella mia mente si affaccia la prospettiva di fuggire. Da quel posto di merda che è la Spagna e ci riesco. Mi faccio spostare dall'esercito e mi mandano a, a Parigi nell'esercito di riserva nella, nella, nel corpo di, di riserva non mi ricordo come si chiamasse. Ma la guerra in Spagna è l'ulcera di Napoleone, come disse un famoso storico inglese. E quindi la regola speciale della guerra di Spagna è che tu devi tirare un dado e hai sempre una 50% di possibilità comunque di essere richiamato. E io vengo richiamato. Il mio uomo ferito riparte sempre nel teatro andaluso. La prima scaramuccia da tenente di brigata. Eh, scusate, da generale di brigata dopo quello del ferimento. Io vengo ucciso da un proiettile vagante nei pressi di Carmona, a qualche chilometro da Siviglia. Game over, ok. Questa, questa è la mia storia, questa è la storia della mia partita. Volevo raccontarvela perché letteralmente, come dice Riccardo, la Spagna fu il Vietnam di Napoleone, fu l'ulcera aperta del grande, grande piano di Napoleone. Partiamo con i numeri, perché so che alcuni di voi adorano i numeri, io personalmente no, ma ho preso il librone apposta per questo. Alla vigilia della guerra, quindi stiamo parlando tra il, mar tra il maggio e il giugno del 1808, l'esercito spagnolo conta circa 203.000 uomini, mentre le truppe mobilitate da Napoleone per questa operazione speciale, è il caso di dirlo, perché teoricamente non era una guerra all'inizio, conta diciamo tra. Vabbè, boh, facciamo conto tondo 250.000 effettivi, quindi circa 50.000 uomini in più dell'esercito spagnolo e noi il librone ce lo togliamo per ora. Piccolo, piccolo regge, regge, piccola digressione, perché Napoleone è in Spagna. Ora allora, naturalmente noi non possiamo ricostruire tutta la vicina di Napoleone, però diciamo che per questioni geo... Strategiche, ecco Napoleone, nel 1807 invade il Portogallo, alleat, alleatissimo eh, dell'Inghilterra, con cui, ovviamente, che era la promotrice delle coalizioni, delle grandi coalizioni napoleoniche. E en passant, così nel 1808, rompe perché va detto la, il trattato di Sant'Idenfolso, il Densolfo, secondo il quale il regno di Spagna si era alleato con Napoleone e mette sul trono di Spagna al posto che Carlo IV suo fratello Joseph Joseph Giuseppe Napoleone e eh sì, scusate Giuseppe Bonaparte, chiaramente il fratello di Napoleone. Ok? Non era la prima volta, non sarà l'ultima che eh, Napoleone prova a sistemare, diciamo, vicini scori, scomodi piazzando parenti. Lo ha già fatto in Italia, a Napoli, dove in questo momento c'è Miurà, e lo farà poi anche successivamente a Varsavia, insomma Bernadotte diventerà anche re di Svezia, su Bernadotte poi magari ne parleremo perché ci sono delle frasi abbastanza interessanti scambiate tra Napoleone e Bernadotte, il fatto sta che niente di strano. La nostra storia però, la storia degli italiani in Spagna, inizia all'inizio del 1808, tra il gennaio e il febbraio, quando Napoleone crea il corpo di osservazione dei Pirenei orientali. Che cos'è il corpo di osservazione dei Pirenei orientali? È una forza di invasione. Okay? Molto semplice. E questa forza di invasione eh, contava, ehm, vediamo, ho, ho, ho i dati anche di questo contava eh, allora, 30.000 eh, uomini di origini italiane divisi in tre divisioni. Allora, la prima divisione, che è quella che interessa la prima parte della nostra storia, è comandata da un certo Giuseppe Lecchi, eh, bresciano... Eh, che aveva fatto carriera nell'esercito austriaco, poi si era aveva avuto un attimo di, di giacobinismo, era passato alla parte rivoluzionaria e adesso è generale, sotto, generale di divisione sotto Napoleone. Bene, lui comanda 6.000 uomini, di cui 2.100 sono napoletani. È importante questa distinzione eh, tra italiani e napoletani, ma poi ci torneremo. Eh, la seconda divisione al comando di Domenico Pino, sempre stiamo parlando di questo corpo d'osservazione dei Pirenei Orientali, ehm, consta di eh, 9.000 uomini eh, e l'ultima al comando di Filippo Severoli eh, viene organizzata tardi però questa, cioè nell'aprile del 1811, quindi quando poi l'ulcera è già aperta e sta scorrendo sangue in tutti i sensi e eh, consta di 7.000 uomini stiamo parlando quindi di divisioni di italofoli per così dire ehm... ora il mio racconto si divide in due tronconi il primo troncone è gli eventi ora noi non ricostruiremo tutta la campagna di Spagna perché è un fottuto macello eh, ma ci occuperemo in particolare dei primi momenti della campagna, quindi tra il maggio e il novembre del 1808. Fate conto che in questi mesi eh, Napoleone si rende conto di aver fatto un errore e nel dicembre del 1808 si mobilita la, si mobilita la Grande Armée, quindi dal dicembre del 1808 iniziano i preparativi per l'invasione vera e propria della Spagna. Questa è la prima parte. La seconda parte riguarda l'italianità dei soldati italiani, che è naturalmente una roba che tuttora è molto discussa, che secondo me è super interessante e che quindi io vi propongo. Vi leggo un attimo e poi si va. Eh? Allora, Passione Napoleonica ha già messo la top e quindi fa, dice in ordine da V, Lanné, Suchet. Bertier, Murat, Ney, Su, Massena, o Massena perché era genovese, Udinot Bessièret. Ok. A me, a me Massena piace molto. Era genovese, no? Aspetta, no. lui era a Genova durante la battaglia di Marengo, però di dove era? Un gara italiano, forse piemontese, non mi ricordo, vabbè. E che cazzo dite esiste una roba del genere? Legend of Honor That's, è difficile da trovare, ammetto, è, però è incredibile. Allora, quel dannato 1808. Sì, ok, Mickey Dave sta facendo proselitismo un Legend of Honor, come ha fatto con me, e quindi è giusto. Eh, la Spagna e napoleonica è praticamente come essere nell'asse nel 43 ed è segnata al fronte est letteralmente infatti di, di Legend of Honor hanno fatto la mod non, 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 mica scherzi hanno fatto la mod eh, della seconda guerra mondiale con la Germania nazista e effettivamente la Spagna è l'Unione Sovietica allora Uh, vabbè, ma la, giocata, la figata di quel gioco è che puoi morire e spawnare. Sì, questo è vero, però, per questioni drammatiche, devo morire. Eh, manda il librone se qualcuno vuole prendere. Il librone è quello che ho già sponsorizzato. Non so se si vedrà. Sì, più o meno. Che mannaggia, aiuto! aiuto. Eh Non lo vedrete, non lo vedrete mai. Se... Ah, boh, eh, si chiama Napoleon Cart eh, quindi Napoleone in mappe, ed è di Jacques-Olivier Boudon e Gregory Bricot, Edition de La Martinière oh. eh, è in francese, però questo qui è mh, riccamente illustrato, ha delle mappe fantastiche, grafica da bambini quei bei libri di storia, grandi, formato grande, che gli regalano i bambini e poi crescono come dei deviati, io li adoro, io quando li trovo ce n'è uno sulla spedizione del Nilo, incredibile, sempre francese, ah boh, ma non divaghiamo, quando li, comunque quando li trovo me li compro, sai per me, figuriamoci. Tra l'altro la campagna di Spagna presenta anche una sconfitta dove l'esercito francese perse il 100% e di norma il, perdeva il 30% degli uomini. Totalmente. Eh, passione polonica La guerra peninsulare può essere considerata a tutti gli effetti: uno dei primi esempi di guerra totale moderna. Sono abbastanza d'accordo. Forza Napoli, perfetto. Eh, curiosità. Filippo Severoli ha inciso nell'arco di trionfo di Parigi. Perfetto. Buonasera, mi sono sbrigato ora. Che mi sono perso, eravamo alla parte introduttiva, ehm, ok, era di Nizza. Massena, ok. Quindi, evidentemente. È italiano e quindi iniziamo il grande protagonista eh, di questa prima parte è eh, giuseppe lecchi giuseppe lecchi è un, un uomo eh, um, eh, posso dire eh, polifacetico direbbero i miei amici spagnoli cioè ha mi mille facce e la la principale delle quali è, è il culo cioè lui fondamentalmente era disposto a fare qualsiasi cosa per arricchirsi eh, credo che lui detenga anche un piccolo record di ehm, velocità con cui in servizio riesce a accumulare un certo patrimonio. Come vi dicevo è eh, bresciano, eh, i primi anni li fa presso l'esercito austriaco, poi successivamente con i fratelli mi pare si mh, converte alla causa rivoluzionaria ed è un, entusiast un entusiasta sostenitore della campagna diciamo eh, di assimilazione dell'Italia. Eh, All'impero napoleonico, perché, e anche questo forse andrebbe detto: l'Italia si trovava in una posizione, l'Italia, come la conosciamo noi, si trovava in una posizione abbastanza ambigua, cioè il nord era stato incorporato prima nella Repubblica Cisalpina, poi nel Regno d'Italia e da lì derivano effettivamente quelli che le fonti chiamano come italiani, mentre il Regno di Napoli, e vabbè, lo, stretto, lo Stato Pontificio. Era sotto il controllo di Gioacchino eh, Murat, eh, uno dei grandi marescialli di Napoleone, e, e da lì arrivavano comunque i soldati che verosimilmente venivano definiti semplicemente come napoletani. Eh, per farvi dare un attimo, comunque la caratura di Lechi, che chiaramente era una raffa raffa, ma comunque aveva dei punti fermi: lui era un murattiano di ferro e lui, l'ultima battaglia che fa. Murat contro gli austriaci nel tentativo di fare la pace separata, lui c'è, combatte fino alla fine, viene catturato, dopo l'esecuzione di Murat si rifiuta di eh, giurare fedeltà al nuovo regime e poi viene rilasciato e si fa gli ultimi anni di vita in campagna con la famiglia e tutto ok. Però comunque diciamo uno che ha giocato un ruolo nel suo tempo. Ehm... Lecchi eh, guida quindi queste divisioni, la prima anzi divisione eh, italiana che deve entrare in Spagna e eh, l'ordine è abbastanza semplice. Eh, si marcia verso eh, Barcellona, nel frattempo il grosso dell'esercito sta andando a prendere Madrid eh, e si tratta semplicemente, come era successo in Italia, di occupare il territorio. Assimilarlo e poi è questione, diciamo, amministrativa, perché effettivamente in Italia la maggior parte dei potentati si sono arresi così, senza sparare un colpo, quasi. Ci sono due problemi. Il primo problema si chiama 2 di maggio, il famoso Dos de Maio, che è la grande rivolta che avviene a Madrid contro l'occupazione napoleonica che inizia a far presagire che la Spagna forse così tanto non, docile non era in Catalogna succede lo stesso verosimilmente potenziato dal fatto che i catalani sono catalani quindi se i madrileni che sono spagnoli si ribellano castigliani noi che siamo catalani indipendentismi fino al midollo ricordo che la Catalogna aveva perso diciamo giuridicamente ecco, l'involucro indipendente Autonomista più forte con la salita al potere dei Borbone nel, 700, nel 1700, eh, bene, delle recrudescenze di questo orgoglio risorgono e i catalani prendono le armi. Lecchi entra a Barcellona, naturalmente. Chi era un longobardo, come poi diranno alcuni cronisti, non era di certo un filosofo, e eh, acquartiere le sue truppe nel centro della città, ehm, addirittura facendo sloggiare i reparti di, di, di esercito regolare spagnolo che erano acquartierati lì e che teoricamente dovevano collaborare con le forze di occupazione francesi. Ehm... Inizia ovviamente. Uh, un buon periodo difficile perché arrivano le notizie di come si combatte eh, al centro e al sud della Spagna, della guerriglia, delle imboscate, di questo esercito regolare spagnolo che viene sconfitto sempre, però poi quando lo si insegue appaiono i contadini con gli schioppi, ti fanno l'imboscata con le palle avvelenate, eh, avvelenano i pozzi. Ehm, insomma. Un, un campo di battaglia impalpabile che eh, ci descrive forse in maniera eh, più vivace di quanto posso fare io, uno dei protagonisti, eh, che è appunto eh, Pepe, se non ricordo male, sì, Gabriele Pepe, che eh, dice il 21 novembre del 1808, quindi praticamente all'inizio, ripeto. La guerra che noi abbiamo fatto finora in Catalogna è stata una vera scuola di ferocia e di demoralizzazione. Il diritto di rappresaglia contro le barbarie atrocità che gli spagnoli commettono ha fatto sì che anche dalla nostra banda si veggano iniquità ed orrori. La veri generali sovente eh, sovente o ordinati o tollerati i saccheggi, le devastazioni, gli incendi, ha demoralizzato oltremodo le nostre truppe. Il freno della disciplina militare è stato rallentato. Il soldato, il quale, in tutti i tempi e presso tutte le nazioni è naturalmente portato alla rapina. Ha creduto, e crede ancora, che la costituzione perpetua di questa campagna è quella che qualche volta il diritto delle guerre permette o tollera e di cui esempi deggio essere rarissimi. A tutto ciò si è aggiunto che combattendo in un paese tutto rivoluzionato, non contro delle truppe regolari, ma contro tutto un popolo armato, entrando sia a viva forza, sia senza rinvenire alcuno nelle città e nei villaggi nelle quali non vi erano forse dei magazzini di viveri e le autorità pubbliche fuggite, era necessario di aprire le case dei particolari per sussistere, ed una volta aperte si favoriva anche senza volerlo ogni specie di saccheggio e di rapina. Vi è anche di più la condotta dei nostri generali De Wesm e Lecky non è stata, non è stata, né è la più conforme alla giustizia e alla buona morale. I soldati privi di soldo da tanto tempo, gli ufficiali lo stesso, nel mentre bisogna mangiare per vivere. Tante circostanze sì imponenti quali sono il sangue, il fuoco, le devastazioni, i furti, il bisogno... E l'esempio dei capi supremi hanno oltre misura abbruttito e corrotte le milizie dell'armata d'osservazione. Ma gli orrori si sono moltiplicati esorbitatamente in quest'epoca e nella posizione attuale. Se voi prestaste un orecchio attento, non sentireste cheggiare alto tra le fo focoline di Sant'Andrea, Orta, Grazia, San Geronimo e Sarria, fra le sponde degli Overgat e quelle del Bezos, che le voci di furti e rapine e rapine e furti e tutto ciò che viene trovato, grano, olio, vino, animali da tiro, mobili domestici e financo le gabbie con pappagalli e con dei canarini, tutto viene impudentemente pre preso e portato a vendere a Barcellona per far denaro. November, 21 novembre 1808, letteralmente è, era solo l'inizio. Si pone quindi naturalmente in questa lotta asimmetrica un problema eh, etico, morale, etico-morale. È chiaro che la guerra è la guerra, e insomma in guerra ci si ammazza, è vero sì che da 400 anni ormai il rifornimento della truppa teoricamente è affidato all'esercito di competenza, cioè era nata oramai quella che si chiama oggigiorno la logistica. Ora Napoleone aveva un'idea di logistica tutta sua. Infatti ci sono dei carteggi, scusate, che. Ci sono dei carteggi, dei carteggi tra Napoleone e lo stesso eh, Lecchi, se non ricordo male. No, Lecchi, scusate, ehm... Mazzucchelli e un altro generale italiano. E, e Mazzucchelli dice, Vez, cioè, letteralmente il 99% dei problemi che abbiamo in Spagna è che noi per sopravvivere siamo costretti a saccheggiare la gente. Questa roba non può essere ok. E Napoleone, da, dal canto suo, che diceva: Noi finora abbiamo sempre vinto perché la, i soldati sanno che per mangiare devono vincere. Mazzucchelli, tra l'altro, fa poi di testa sua, viene effettivamente poi redarguito dallo stesso Napoleone. Perché eh, decide di dare una fermata ai, ai saccheggi? Lui crea un sistema di collaborazionisti, per cui affida il, la riscossione delle tasse e delle granaglie a uno spagnolo con cui doveva interfacciarsi, e addirittura mette una serie di punizioni per le truppe che saccheggiano nonostante questo accordo. Eh, praticamente, se un soldato di un certo reggimento veniva becca, beccato insomma, a far violenza alla popolazione civile, tutto il reggimento faceva una colletta e si doveva indennizzare la vittima. Questo è il sistema Mazzucchelli. E Napoleone dice che questa roba, eh, queste robe qui, non, non, noi non le facciamo, ehm, appunto, però, vista la scarsità di risorse, eh, la guerriglia è in un certo senso. Eh, risposta e domanda al problema dell'esercito napoleonico in Spagna, cioè eh, i napoleonici fanno violenza alle, 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 ai, ai, ai civili per avere le risorse, in risposta i civili nascondono le risorse e attaccano i soldati che vanno a cercare di saccheggiare. Che ruolo hanno gli italiani in tutto questo? E questa è una roba molto importante che io non sapevo. I francesi. Che naturalmente sono costitutivamente dei paracuti, capiscono che a saccheggiare le persone a protezione civile non ci fa una bella figura. E quindi mandano quasi sempre i reparti italiani. Quindi diciamo in maniera del tutto non ufficiale: i reparti italiani e o napoletani avevano l'obbligo e il compito di fare vettovagliamento. Ora, c'erano due ragioni per questa scelta. La prima era quella che ho appena detto di Paraculacine. La seconda è perché si sosteneva che, eh, e questo lo dice eh, Napoleone, c'è una, una frase bellissima che poi vi leggo, super razzista di Napoleone verso gli italiani, che poi lui era corso comunque, vabbè, e, e si sosteneva che essendo gli italiani, diciamo un po' più primitivi diciamola proprio così papale e babale erano più abili a destreggiarsi nelle campagne e quindi più abili fondamentalmente a trovare eh, le risorse eh, nascoste o comunque a recuperare roba commestibile anche per quelli un po' più civilizzati come i francesi ok, poi ve la leggo la frase di, di Napoleone perché è incredibile Oltre a questo c'è un altro elemento, che gli italiani godevano di una reputazione eh, per quanto riguarda il, la guerra scarsissima. Cioè lo stesso Napoleone, e adesso devo trovarlo, fa la tier list, Napoleone fa la tier list dei soldati e gli italiani sono all'ultimo posto. Adesso però vi leggo la tier list e quando l'ho letta sono esploso. Perché voglio dire, cioè lui... Ne ha visti? Ecco qua, c'è la, la, la battuta razzista. Allora partiamo con questo. Eh, ve, la, ve, la li, ve la leggo testuale, così non, non ci fraintendiamo. 18 ottobre 1807, Fontainebleau. Napoleone scrive al fratello, che all'epoca era re di Napoli. È eh, eh in francese, ve la leggo a spanne. Eh, Va vabbè, ok, non, non, non dovete fermarvi alle truppe napoletane che sono lì. Ce ne sono di migliori, eccetera. Ecco qua: di truppe come quelle, eh, ve, vi consiglierei di lasciarle in favore di truppe straniere. Sta parlando di napoletani. E dice: comunque, rispetto alle nostre, le truppe russe sono inferiori, le truppe tedesche ancora inferiori. Le truppe italiane sono ancora inferiori dei tedeschi. Non hanno niente a che fare con le truppe francesi e bam 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 bam, eccetera. Dopo poche settimane da questa lettera, Napoleone passa a Susa in rivista il più famigerato reggimento di linea della storia d'Italia napoleonica, stiamo parlando del primo reggimento di linea napoletano che all'epoca stava andando in Spagna. Bene, ad un granatiere chiese se era volontario, il granatiere rise seccato sentendosi rispondere con franchezza, scusate no, Napoleone rise seccato sentendosi rispondere con franchezza, il granatiere dice no signore m'hanno pigliato a forza. Egli disse con soffice, con soffice minaccia, sempre Napoleone, è uguale, mon ami, farò di te un grandissimo soldato. Ne avrà, ne okay. Poco dopo, a Carrascosa, a capo del primo battaglione, aggiunse, Sornione e razzista, questo è lo storico che lo dice, virgolettato, Napoleone, la vostra gente è vivace e spirituale. Come gli orientali e gli africani che io ho veduto in Egitto. Ok? È chiaro no? È regolare. Quindi c'è anche il problema che gli italiani, li mandiamo a raccogliere, a farli viva, i vivandieri fondamentalmente perché combattere non sono in grado. Voi immaginatevi. A dire a un Veneto, un Lombardo, un, un Napoletano e un Calabrese del 1808 che non è in grado di combattere. Mm? Okay. E quindi praticamente iniziano una serie di spacconate una dopo l'altra. Da dove viene fuori però? Questo mito dell'italiano che non sa combattere. Allora, una parte del mito, naturalmente, deriva dal fatto che l'Italia non è un paese unificato: quindi, evidentemente, non sono in grado di unificarsi perché sono scarsi. Ma c'è effettivamente un grande altro caso di un intellettuale che lo dico senza nessun, come dice Moghera, assumendomi tutte le responsabilità eh, del caso, un intellettuale che io non conoscevo, un certo Gabriele Naudet nato nel 1600, morto nel 1653, che sosteneva che gli italiani non è vero che non sanno combattere, loro sono bravissimi a combattere se stanno combattendo una guerra che non è loro e se sono comandati da non italiani. E dice, per esempio, guarda il terzio de Napoles in Fiandre, guarda Giovanni delle Bande Nere, guarda eh, la dispina di Berletta. Okay? E aggiungo, perché visto che noi siamo dei professionisti, vi do la citazione precisa di Naudè che dice, itali, itali, denique, ut sunt ingenio, in, ingenio sì, versatili, et ad omnia nato, facile, facile credo, facile, facile, se ad preclara che, quequi, quequis, facinora component ita ut nihil in ipsis desideres quod in admirandum ovvero gli italiani essendo di ingegno versatile e nato per tutto facilmente si dispongono a qual qualunque impresa nobile o scellerata così che nulla ad essi manca di ciò che negli altri si considera eccezionale ok Ma andiamo a dare un attimo di sostanza a quello che sta succedendo. Vi leggo sempre da questo articolo che poi vi passo un po' il clina, un clima che si, ho, che si sta respirando. Siamo sempre in quei mesi lì, eh? dal maggio al novembre del 1808 e siamo a Barcellona. Si parla di terrorismo. Avevano appena linciato un velite, velite, non mi ricordo mai. Velite, mi pare. Sapete, no? I veliti sono praticamente i volteggiatori nobili del Regno d'Italia, grosso modo. Sono fanteria leggera, però di origini abbastanza nobiliari. Tant'è che all'epoca l'acquartieramento dei veliti, veliti, non, non, non capirò mai l'accento, avveniva negli stessi posti degli ufficiali, benché loro non fossero ufficiali, erano truppa, cioè, leggera, quindi raffinata, però tanto per farti capire. Quindi lo linciano e scusate, Ferrari, che è uno dei generali italiani, dice Guerra feroce in vero e terribile, perché si aveva a, fare, a che fare con un popolo fiero, superbo e accanito, che con la forza aperta, non solo, ma con nascondere o distruggere vettovaglie, col suonare a stormo, col combattere dai tetti e dalle finestre, col tribolarci continuo di cheto e alla scoperta, col rispondere alle nostre inchieste di viveri con fucilate a palle, talvolta avvelenate, e trucidare barbaramente i piccoli drappelli che dessero loro nelle mani. Ci costrinsero a forza a usare rappresaglie quando ci si offriva l'opportunità, ridotti come eravamo pressoché al naturale diritto di personale difesa. Giustamente, gli italiani dicono: minchia, noi siamo qua solamente a saccheggiare, ti pare, ci ammazzano, noi dobbiamo difenderci in qualche modo. Nel, dicembre, nel settembre del 1810, quindi dopo due anni di occupazione, Vacani. Altro ufficiale che scriverà un libro abbastanza importante, che poi vi passo: c'è tutto su Google. Dice quando 10 o 12 italiani spediti di scorta furono trucidati a Belpuig, Bel, non, non Scusate, non so il catalano. L'alcalde del il furono fucilati. Sono praticamente il sindaco e l'assessore. Il parroco fu condannato a 15 anni. Il paese fu multato di 50.000 franchi e 2.000 sacchi di grano e si minacciò di fucilare 10 spagnoli per ogni soldato assassinato. Non di meno, altri furono uccisi il primo ottobre a Camarasa. A scusate. E da lì viene in mente di fare il sistema che si diceva di ehm, pena, pena pecuniaria. Domenico Pino, il generale della, della seconda divisione, è talmente acclimatato col, con il, col paesaggio spagnolo che a Gerona inizia a ordinare le esecuzioni con la formula dar un paseo, che significa portatelo a spasso, formula che poi verrà utilizzata anche durante la guerra civile spagnola e anche oltre. Ferrari, che riceve l'ordine di Pino di dar un passeo, sistema un corriere con quattro palle in fronte in un boschetto, quattro spie le porta nella terra di nessuno, le fa imbavagliare e le uccide a baionettate per non dare l'allarme ai bastioni nemici. Successivamente, sistema i cadaveri in bella vista per mitragliare il corteo funebre uscito a raccoglierli. sempre Ferrari, che evidentemente era il più creativo, e Ferrari e due colleghi, questo è un po' pesante, ve lo dico, è abbastanza pesante però, si, diver si divertono con un contadino che ha sparato una fucilata. Scovati degli abiti talari, lo confessano, lo impiccano con una calza di lana, sghignazzando quando orina e defeca, in attesa che il, che il debole laccio si spezzi sotto il peso. Poi lo mettono in ginocchio per moschettarlo a salve e infine lo bastonano, impiastrano di vino e farina e lo fanno scappare gridando dalla finestra fermati, fermati e divertendosi a vederlo correre disperato in mezzo ai soldati che non gli sparano solo per non rischiare di colpirsi tra di loro. Facciamo un attimo di pausa eh? e, e vi leggo. Franceschi Repubblicani, saccheggiatori nati, Eh, abbiamo imparato i migliori. Il soldato francese ha sospeso il mondo, quello italiano, ah no, aspetta, esatto, esatto. Napoleone come Salvini, capiamolo, questo è il titolo della, del, del video, assolutamente. Farnesi in Olanda? Eh, esatto. Eh, Farnesi in Olanda era però ufficiale in italiano, truppa, però no, qualche italiano c'era effettivamente. Spinola, Diaz, cognome spagnolo, eh, vabbè, ragazzi. Gli italiani sono bravissimi a combattere ma non lo fanno sapere per non rivelare la carta al nemico, bravissimi, bravissimi. Ma non sono francesi come reggimenti Regno d'Italia Pino, allora ci sono reggimenti italiani che all'inizio dell'occupazione sono quasi tutti italiani. Dovrei avere la lista, allora aspettate, pagina 14. Doveva avere proprio la lista precisa con tutti quanti le tre truppe. Vediamo se la trovo. No, mi sa che è in quest'altro articolo. Eccoci qua. Sì. Allora ve la leggo così per chi è interessato. Il corpo d'osservazione dei Pineri Orientali era preparato alla frontiera spagnola al comando del generale De Duhesme, non so come si legge in francese. Lo integravano due reggimenti francesi e un reggimento provvisorio di cavalleria italiana e napoletana. La prima divisione, al comando del generale Chabran, era formata dal secondo, settimo, decimo, trentasettesimo, cinquantaseiesimo, novantatreesimo di linea e dal secondo di Sv svizzero, per un totale di 6.155 uomini. La seconda divisione comandata dal generale Lecchi e il generale di brigata Milosevic era composta dal corpo di cacciatori italiani primo, secondo, quarto, quinto linea italiani per un totale di 4596 uomini. Il reggimento di cavaliera francese al comando di Bessieret eh, si completava con il, eh, il Reggimento di Cavalleria Italiana e Napoletana al comando di, del generale di brigata Schwartz, composto da cacciatori del Principe Reale Italiano, 504 uomini e 448 cavalli, e dal secondo Reggimento Cacciatori Napoletani, 388 uomini e 390 cavalli. Completava gli effettivi il corpo di artiglieria e ingegneri, tra cui l'undicesimo Compagnia di Artiglieria Italiana e il treno di Artiglieria Italiana. quindi quasi tutti diciamo la quasi tutta la seconda divisione erano italiani e la, mentre la prima erano due quattro sono erano sei reggimenti di linea francese e uno svizzero questo è proprio per dirla per chi si interessa di soldatini come me Ehm Comunque, molti soldati italiani hanno del regno papale e granducato Toscana, non certo grandi soldati, bla, bla bla. Ma su questa distinzione, che è importante, ci arriviamo. Crimini di guerra a tutti gli effetti? Abbastanza, abbastanza sì, abbastanza. Eh, qualcuno diceva italiani, brava gente, infatti. Eh, quindi andiamo avanti con questa carrellata di fattacci, eh, perché ce n'è uno abbastanza succoso. Ah vabbè, quello che ho messo un po' catchy su questa quelle lì, queste... eccolo qua, però giustamente ehm... dall'altra parte ci sono sempre nei report di Pepe, di, ehm... di Vacani, eccetera, eccetera, i report anche dell'altra parte e in particolare c'è un episodio che... Ehm ci riporta un capo battaglione italiano, un certo D'Ambrosio, nell'estate del 1813, quando eh, a Puebla catturano questo guerrigliero, e lui era chiaramente un guerrigliero, aveva ancora le cartucciere, e, e ci dice eh, D'Ambrosio, benché tremante, rispondeva netto e con, e con senno, e addirittura D'Ambrosio decide di non fucilarlo sul posto e di mandarlo al quartier generale. Ehm, sempre il nostro eh, Ferrari a Tarrassa trova delle armi nella cantina di un contadino e si capisce che questo qua è un guerrigliero Ferrari invece di fucilarlo decide di costringerlo a fargli da guida e questo tipo durante una sosta sfila la sciabola al tamur maggiore e si taglia la gola tanto per capire la fibra dei guerriglieri Aggiunge sempre il nostro, non è una questione d'Ambrosio e Ferrari, eh, scusate mh, Coso eh, Baccani: dice in molti luoghi sparivano soldati senza che si potesse scoprire quale, quale fine avessero fatto. E riporta: tre soldati napoletani appartatisi per fare i bisogni furono aggrediti da alcuni villani che lavorarono nei campi. Se ne salva uno, dato per morto, facendo poi da guida alla rappresaglia. Due sono canati a morte e le case vengono demolite. Aggiunge, i preti benedicono, benedicono i terroristi di, gua eh, di guardia a due condanne a morti. Ferrari li ascolta confessare, cito, tutte le iniquità commesse da loro contro noi italiani e che il prete promette loro che staranno bene in paradiso. Conferma a Ferrari il collega Cottafava. Che, viene, che, che segna lo storico che è caduto il 21 aprile del 1812 al punto di Francoli, che gli è capitata la stessa cosa e che, origliando una confessione, ha sentito cose da raccapriccio. Ovviamente, in tutta risposta, segue il racconto con. Abbiamo trovato in vari luoghi dei spagnoli, maschi o femmine, con le orecchie mozzate, per sospetto che i suoi prendevano che potessero essere o spie o nostri confidenti. Non pochi subivano morte crudele e guai ad ognuno che cadesse in sospetto ai suoi magistrati. Molti pozzi vengono avvelenati agli spagnoli. Quando si trova un po' di acqua potabile, un soldato francese minaccia con la baionetta un nostro ufficiale italiano perché lui vuole bere per primo. Ambientino, bello, rilassato, a ah, tutti i fratelli. C'è però il discorso che non tutti gli italiani sono uguali. Allora, Napoleone credo che avesse ben chiaro chi era francese e chi non era francese. E infatti, lui annette alcuni territori. Genova, eh, il Piemonte vengono annessi all'impero nel 1800 proprio 1800 4-5, quegli anni lì, e quelli ufficialmente vengono proprio messi nei dipartimenti francesi, quelli lì sono francesi. Gli altri eh, sono un po'... un po' così, sono un po' più esotici e sono quelli che vengono chiamati gli italiani. No? Quello che ci dice da eh, D'Avernois è che per gli, spagnoli, per gli spagnoli non fanno differenza tra italiani e napoletani. Eh, loro sanno che al comando ci lecchi e che grosso modo sono tutti quanti italiani le persone che davvero se ne sbattono il cazzo delle distinzioni etniche questo gli va riconosciuto perché specialmente negli ultimi momenti negli ultimi tempi si dice invece il contrario bene la gente veramente colorblind come si dice sono gli inglesi allora non gliene frega un cazzo e infatti John Kinkerd che prende parte con la Light Division all'assalto di Ciudad Rodrigo il 19 gennaio del 1812, ricorda la penosa fine fatta dai soldati toscani del 103 reggimento di linea che gettarono le armi, and leggo in inglese, tanto lo conosciamo tutti, and endeavored to excite our pity. But our men had somehow imbibed a horrible antipathy to the Italian. Lo traduco, è meglio. E quindi sti francesi, i toscani, scusate, gettano le armi e chiedo, implorano misericordia. Ma i nostri uomini, dice Kincaid, in qualche modo imbevuti da un'orribile antipatia per gli italiani, per ogni appello che viene fatto da questi toscani. Loro rispondono invariabilmente con You are Italian? Are you? Then damn you, here's a shot! E gli sparano. Voi siete italiani, vero? Bene, fanculo, ecco una pallottola e gli sparano. Gli spagnoli, che forse erano più pragmatici degli inglesi, che... Cercano di steamrollare tutto, pensano a sfruttare invece il fatto che comunque c'erano delle frizioni tra francesi e, 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 e italiani, come oserei dire farebbe qualsiasi persona sana di mente, e fanno quello che fondamentalmente si fa in quasi tutte le guerre moderne, contemporanee più che moderne: fanno volantinaggio. Dal gennaio del 1809, la resistenza di Barcellona inizia a distribuire dei volantini e eh, come si fa con il marketing cercano di capire il target i primi volantini che vengono distribuiti siamo nel gennaio del 1809 sono dei eh, volantini che rievocano le battaglie del garigliano e la battaglia di pavia quindi grandi battaglie dell'epoca moderna nella quale fia a fianco agli spagnoli gli italiani hanno sconfitto i francesi eh, a quanto ci dice eh, Vacani, questo tipo di retorica non funziona. I soldati italiani strappano i manifesti e non ci pensano più di tanto. Eh, funziona forse un po' di più eh, un altro volantino che viene distribuito nel 25 agosto del 1810, dove provano la mossa napoletana. Dicono: ah, forse. Ital dire italiani spari un po' troppo sul mucchio e quindi dicono ma sapete fratelli spagnoli noi siamo stati vincere di Napoli abbiamo fatto delle robe fiche dai andiamo eh? e effettivamente durante la marcia in Aragona alcuni soldati della retroguardia spagnola dell'esercito regolare riescono a indurre eh, alla diserzione l'avanguardia napoletana tuttavia il colpo di, da maestro lo fanno con l'ultimo volantino, non l'ultimo, ultimo, però sono di quelli che vi racconto. Nel quale gli spagnoli dicono in buona sostanza: voi siete tutti quanti italiani, no? È chiaro, vi piace la Sicilia? A chi è che non piace la Sicilia? Eh, C'è la Royal Navy. Se voi vi consegnate, vi danno tot franchi in base al grado, c'era cioè proprio il preziario, quindi dal soldato al generale c'era un prezzo. Vi danno i franchi, vi imbarcano sulla nave e vi, e vi portano in Sicilia. E voi vi fate la bella vacanza finché non è finita la guerra. A quanto sappiamo, diverse persone, soprattutto napoletani, disertano e vengono eh, caricati dalla Royal Navy con questo eh, sotterfugio, diciamo. Ma naturalmente gli italiani non sono solo pasta, pizza e mandolino, giusto? Perché si sta, ormai si sta combattendo la battaglia per l'onore delle armi italiane. E vi faccio anche un piccolo spoiler. La campagna napoleonica di Spagna, per quanto riguarda gli italiani, è diciamo, una delle cose più importanti del nostro risorgimento. E voi dite, ma cosa cazzo c'entra? Piano, eh? Durante il Risorgimento, naturalmente, questi temi tornano. Cioè, il fatto che l'italiano viene visto dagli altri europei come molle, effeminato, appassionato di frigolette, eccetera, eccetera. Ecco, questa roba qua non può esistere nell'Ottocento, non può esistere durante il Risorgimento. E quindi, cosa si fa? Si recupera il mito di quando sì, abbiamo rotto i culi. E noi, quando è che abbiamo rotto i culi? Durante la campagna di Spagna a fianco dei francesi, anche perché molti di quei veterani lì che stanno facendo risorgimento sono veterani di Spagna. Per fare un esempio che a me è molto caro, l'8 febbraio del 1848, quando all'Università di Padova gli studenti insorgono contro il reggimento austriaco, bene, imparano a fare le bombe da quattro veterani di Spagna, quindi giacobini, rivoluzionari integrati volontari all'esercito all francese in Spagna e poi versati alla causa risorgimentale. Quindi questa questione è una questione che era presente sia all'epoca ma che per fortuna purtroppo diventa molto più importante dopo, quindi la possibilità di sovrainterpretare qui è massima, quindi la possibilità e il rischio di vedere cose che all'epoca non c'erano è Fortissima. Io ve lo dico come alert, poi ognuno fa quel cazzo che vuole. Nonostante ciò, il sempre il nostro Vaccani ci dice che nella battaglia di Valls, Mazzucchelli, il famoso Mazzucchelli, quello delle tasse, incita i soldati con per l'onore d'Italia e... Nel famoso discorso che si fa in tutti i film dei generali, prima della battaglia, dice testualmente: Vi è di mezzo l'onore italiano tanto più che avete inteso gli elogi che al vedervi vi hanno fatto i francesi. Non si sa se. Ci sono ovviamente degli apprezzamenti da parte di reparti francesi e reparti italiani, però verosimilmente il clima generale non era così. E secondo Ferrari, sempre il nostro amico Ferrari, quello delle torture, che era lì a Valls, i soldati risposero, urra, urra alla baionetta. Secondo sempre il nostro Ferrari, alla battaglia di Forte Olivo, un caporale italiano si rifiutò due volte la ricompensa offertagli dal generale spagnolo che gli doveva la vita. Dichiarando, virgolettato, che i soldati italiani non si battono per loro, ma per l'onore della patria. Si innesta quindi, come l'avete capito, una battaglia ideologica, filosofica, dove praticamente vale tutto. E cos'è? che ti viene in mente immediatamente quando pensi Italia e guerra all'impero romano, cioè ragazzi tutti pensiamo all'impero romano, anche loro ci pensavano. E De Hesme, ricordo il generale del corpo d'osservazione, eccetera, eccetera, può dire il 28, il 20 agosto 1808, quando non era ancora successo niente, poi penso che si pentirà, che i soldati italiani sono degni discendenti dei soldati di Roma e degni discendenti dei padroni del mondo, rincara Sansir Nugue, quando viene impressionato dalla battaglia di cui avevamo parlato prima, che, detto tra di noi, quella di Fuerte Olivo, che è un massacro. Voi non avete... cioè, credo che gli italiani, dopo aver vinto quella guerra lì, e quella battaglia lì, eh, degollano 1.200 mille, mille persone. Così, champagne, no? Tanto per festeggiare. ehm Sto cercando altro, ok. E quindi questo è quanto. Poi, ho sicuramente qualcosa da recuperare, però adesso mi soro un attimo, leggo se avete qualcosa da scrivere e poi recupero sicuramente le mille, mille robe che ho recuperato, che ho dimenticato soprattutto dal lato spagnolo, perché noi abbiamo i giornali che pubblicavano in Catalogna clandestini, ver verosimilmente, che parlano degli italiani. Eh, però appunto prima recupero sta roba allora troppe robe troppe cose allora intanto facciamo così vi un passo, passo un attimo una mappa della della dell'invasione dell di della Spagna tanto così per fare due ragionamenti ecco vedete le zone propriamente annesse sono eh, parte del paese basco e eh, la Catalogna, vedete, e eh, tutte queste frecce, vabbè, sotto quante le battaglie, qui si va dal 1808 al 1811, quindi neanche tutta la campagna, solo la prima parte, perché poi, alla fine, l'ultima battaglia è a 1814: che, i, che gli spagnoli passano i Pirenei e assediano Toulouse. E grandi battaglie, ovviamente c'è Bailen nel 1808. La prima vittoria in campo aperto del reggimento regolare spagnolo contro i, i, i francesi, battaglia importantissima Talavera nel 1809. Che però è una battaglia dove vincono gli alleati, quindi centrano anche gli inglesi. E questa battaglia è abbastanza divertente in realtà. Eh, la battaglia del ponte di Brook, eh, che sembra un luogo di scenari anelli ma no, eh, non è il ponte del Brook no, è la battaglia del Brook e basta perché è una collina se non ricordo male dove eh, un, quasi una divisione di eh, italiani eh, viene messa in, fusa, in fuga da 200 insorti spagnoli, praticamente è una scena tipo il patriota, avete il presente quando gli fanno con i figli, gli sparano dagli alberi e la corona di inglesi impazzisce e tra l'altro la battaglia del Trubel Brook sono due battaglie distinte in due settimane in cui Due colonne di italo-francesi cercano di lasciare Bar Barcellona per andare all'Erida e, all e ogni volta trovano sti insorti che li tiroteano. Vabbè, e abbiamo parlato della battaglia di Ciudad de Rega, Rodrigo, abbiamo parlato di. Basta di questo in realtà. Sì. Vabbè, tanto per darvi un po' la, il quadro. Si trova tranquillamente su Wikipedia, ovviamente. No, non l'ho disegnata io a mano. e Allora, allora italiani in breve a combattere quando c'è il toto calcio: a quel punto, fuoco di linea, disciplina, palla morale, guerra di religione francesi. È vero, è vero. Una serie di miei amici sono rianetto del centredesimo toscano, che era francese. Sì, esatto. Eh, tra l'altro il 113 che io non conosco personalmente eh, però ha un sito abbastanza guai e alcuni articoli li ho presi proprio dal sito loro, quindi se riuscite andare al sito del 113, il deligne è bellissimo eh, Passione Napolonega ci dice e io mi fido praticamente di tutto quello che dice eh, il 113 eh, si distinse in Russia, un membro del reggimento Jacopo Casanova, generale poi del Granducato di Toscana e che si portava a, a Firenze. Ehm... Nel Granducato Toscano, Mal 1800, Dal forse, non so, ci furono i massimi di distrazione dei rinitenzi alla leva. Eh, Napoleone doveva investire un po' in più risorse umane e sì, diciamo, non era molto empatico. Ecco, diciamo, in un colloquio attuale, magari quella parte di soft skills non l'avrebbe passata benissimo. Ecco, eh, gli inglesi cercano di steamrollare, tutto è una frase da manuale, ve la regalo, ragazzi. La regalo al progetto, figuriamoci. Eh, non c'era il reparto di siciliani italici. Siciliani italici il sì, viaggio di Sicilia l'avremmo firmato ad occhi chiusi, ma io sicuramente figuriamoci. Allora, quante volte pensate di romano E eh, va bene, Campagna di Spagna, e Napoleon total War e si vola, è eh, quella che io l'ho fatta diverse volte, adesso mi è venuta anche a noia, quindi adesso sto scaricando la mod di Napoleon total War, si chiama Napoleon total War 3, è una mod però. Eh, che mette i nomi di reggimenti quelli storici, ma non divaghiamo, signori. Vi dico che siamo praticamente in chiusura. Quindi, vi, vi leggo le ultime robe. Ah, questa è bellissima. Eh, questa è una, credo, una frase che eh, hanno scritto nei muri a Barcellona gli italiani, eh, non mi ricordo in che contesto, però mi era piaciuta. E, e, e questo italiano aveva scritto: pre, apprenda il gallo col suo rossor da noi, che in Barcellona nascono ancora gli eroi. Mi era piaciuta, me la sono evidenziata. Ehm, bollino del esercito. Il di, là, il di là del Raimondo Ferrer, questo qua era. Mm -mm. Sì, poi vabbè, c'è tutta quanta la mitologia di Lecchi. Allora, io purtroppo Lecchi volevo approfondirlo di più, ma poi mi sono fatto eh, trascinare dalla corrente. Ragazzi, Lecchi è un personaggio incredibile. Se voi avete la possibilità di cercare le info su Wikipedia o qualche articolo anche così accademico, lui era veramente matto. Matto. Eh, c'è sta scena che eh, lui a un certo punto eh, deve prendere sta città e la prende come si dice. In gergo, a sangue e fuoco, e addirittura gli italiani al comando di Lecchi, perché pare che Lecchi non volessero, iniziano a dare fuoco alle case. Gli ufficiali impazziti dicono: No, oh, fermi, cosa fate?. E gli italiani: dicono, Oh mio Dio, assassinare, bruciare, bruciano tutto. E quando il villaggio è in, in fiamme, gli dicono: Eh, noi dovevamo acquartirarci qua. E quindi, cioè, tanto ok. Ehm, però di Lecchi c'è questa storia. Che a un certo punto mh, lui ha dei problemi eh, di grossi, molto grossi di corruzione eh, per queste requisizioni che lui faceva diciamo, per ragioni di guerra. Ma poi aveva sempre gli amici che ehm, av venivano sempre eh, favoriti nei posti militari. E quando saccheggiavano i villaggi per, per questioni, diciamo, dell'esercito, molti dei carri si fermavano nella sua residenza. Insomma, ve la faccio in breve quando eh, arriva il suo, il suo rimpiazzo cioè il generale che prende il comando dopo di lui lui viene spedito a Parigi condannato, riconosciuto per colpevole e lui poi lo spediscono appunto a Napoli dove fa la cosa comodora però lui veramente viene assicurato dall'esercito bene, siccome Lecchi non stava molto simpatico c'è un, un episodio che è folle secondo me in cui lui ehm, raddoppia le guardie della sua residenza a Barcellona e a un certo punto sente uno sparo, sente uno sparo fuori da, da casa sua, scende e uno delle, delle guardie, che era un coschito molto giovane, dice ecco lì volevo, voleva assaltarci, oh mio Dio ho sparato, e lei gli fa no, non ti preoccupare, hai fatto bene, hai solo fatto il tuo dovere. Si trattava di questo tipo che per caso stava... Girando nella via della residenza di Lecchi con un sigaro e con il temperino lo stava sbucciando. Diciamo no? lo stava aprendo per fumarlo alla ricostruzione della sentinella. Lui gli avrebbe intimato di fermarsi. Sto qua, si è fatto i cazzi suoi. Lui ha sparato. Lecchi, quando si rende conto della cosa, prende tipo Poirot il temperino. Ferma i passanti, fa, vedete, vedete, voleva ammastarmi, voleva assassinarmi, oh mio Dio, oh mio Dio, e lì via di repressioni ancora più dura. E um, Vediamo se c'è proprio la cosa. Devo trovarla, l'avevo trovata. Perché poi ovviamente lui viene chiamato l'infame Leki poi nei bollettini dei... Porca miseria, non trovo mica quella la storia lì. Volevo leggerla perché c'era proprio nel giornale quello di, 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 di Barcellona che hanno messo la notizia. Però potrei trovarla, potrei trovarlo con la parola chiave. Esatto. Allora, vi leggo questo è l'articolo, eh, ve lo traduco in italiano, però l'articolo, cioè non è il, il giornale. E la insicurezza delle, crescente delle strade obbligò l'8 di maggio Lecchi a eh, coprire le, aveni, le, le vie di casa sua eh, che si trovava in Barra de Ferro se vi può interessare con il doppio delle sentinelle di nuovo si produsse un incidente il primo di giugno quindi un mese dopo eh, a, passando nelle, in, nelle, nei pressi diciamo, della casa un certo Miguel Sala che stava piccando tabacco con una navaja con un temperino spuntato, si dice, e non obbedendo all'ordine di detenersi, di fermarsi dalla sentinella, quest'ultima gli sparò e come conseguenza l'uomo, Miguel, eh, morì nell'ospedale della Santa Cruz. Eh, quello che è interessante del caso è che Lecchi uscì dal balcone, scese immediatamente per strada, dando ragione alla sentinella e mostrando alle persone il temperino del contadino. Tra virgolette, questo è del giornale come se fuera un pugnale incontrato nell'atto mismo di un assassinato. Come se fosse uno stesso pugnale, diciamo, trovato esattamente nell'atto di un omicidio. Che ovviamente non era il caso. Ah, L'infame Leking, cercato, ragazzi, è abbastanza importante. Grandissimi ragazzi del 103esimo reggimento, eh, anche il nostro che è l'undicesimo Leggero, aveva degli italiani visto, nasce, visto che nasce da una fusione di Tirailleu e Dupont e la Legione Piemontese. Grazie mille, Henry, anche tu sei renactor. Ecco, il mondo dei renactor eh, ehm, napoleonici, lo devo dire con franchezza e con sincerità, mi ha sempre spaventato a morte. Eh, perché gente super ligia all'uniformiologia e all l'oprologia e io no, e quindi eh. però sicuramente sotto questo video io verrò distrutto e dilaniato perché qualche reggimento, qualche termine, qualche nome l'ho sbagliato. però la gente che in live è stata super carina, vi ringrazio davvero, quindi vi ricordo. Il sondaggio che stiamo facendo per decretare il best maresciallo di Napoleone, almeno i primi dei primi marescialli del 1804, perché poi nella live post film io e Diego faremo la nostra personale tier list di marescialli di Napoleone e vedremo un attimo un po' come ci siamo, come, come diciamo sta andando rispetto invece al vostro indice di grandimento. Martedì prossimo ci sarà Diego, sempre con una live a tema napoleonico, con un ospite, anche se non mi ricordo quale e quindi non lo dirò per evitare di sputtanare cose. Su quale argomento non mi ricordo perché l'argomento è evidentemente legato all'ospite, comunque è tutta roba fica tutta roba napoleonica. Signori, siete stati fantastici, siete stati mi è sembrato super interessati. Io ammetto che ho avuto un po' di apprensione, non vedevo l'ora di finire perché mi sentivo sotto interrogatorio. Adesso gioco a dota, mi bevo una roba e niente. E... spero che vi siate intrattenuti. Vi ricordo di mettere il mi piace condividersi a tutte le persone che non conoscono ancora Accademia dei Pugni, perché alcuni dicono, ma Accademia dei Pugni che cos'è? Non lo so. C'è gente che prova vergogna, dice, ho saputo, anzi, vabbè, non dovrei dirlo, però c'è gente che segue da una vita Accademia dei Pugni e non l'ha detto manco alla fidanzata e non lo so per che motivo, perché poi magari, boh, magari. La gente non ha piacere che l'amorosa scopra che ci piace la storia, non lo so, comunque, signori, eh, voi dovete fare proselitismo, dovete essere, come disse Napoleone, le, i nostri ufficiali delle poste. Questa è una lettera bellissima che scrive Napoleone a Giuseppe a, a Madrid un anno dopo e gli dice, io non so cosa tu stia facendo, ma sembra che al comando dei nostri eserciti ci siano degli ufficiali delle poste incredibile e quindi siate i nostri ufficiali delle poste disorganizzati ovunque capillari e diffondeteci signori tutto quello che facciamo lo facciamo per voi e per i soldi abbonatevi per favore grazie e eh, per la gloria imperitura che comunque ci appartiene signori per l'onore dell'italia e viva il re e viva napoleone Andate a vedervi comandante, parlano in Veneto, sottotitolato, dialetto scetto, mi è piaciuto un sacco. Semo dei mona? No, non siamo dei mona. Signori, buonanotte e grazie.